Proseguendo nella nostra rassegna stampa, dobbiamo leggere alcuni titoli di alcuni giornali. Questa è la Repubblica, hacker la pista russa. Ora, hacker la pista russa, danni per miliardi. Ma la volete capire o no, pepistelli da quattro soldi, che i russi vi fregano anche soltanto... Non c'è bisogno di buttarvi le bombe atomiche in testa, testa di cazzo. Vi distruggono con gli hacker. Già vi hanno fatto un danno per miliardi. Coglioni, coglioni. Ne volete ancora? Continuate a assediare con le navi, con i piroscafi, con i battelli e con le canoe la Russia, volete continuare? Alla Russia gli basta un colpo di hacker e perdete miliardi. Ma quando la imparerete mai? Mascalzoni, delinquenti. Per fortuna che ve lo dicono in tanti ormai, che c'è anche delle persone che l'hanno capito. ANAC è tregua, più controlli su Cantone, appalti, cambiano le norme, il magistrato non ho perso. Più controlli su Cantone, sai che ti dico che noi sappiamo che finalmente hanno fatto i controlli su Cantone. Secondo te, uno che sta a capo dell'antimafia può essere un'antimafia? Cioè, l'antimafia di chi è la creatura? Della mafia. Altrimenti sarebbe morto da quel dì e non ci sarebbe bisogno da 40 anni di una istituzione che si chiama antimafia. Esattamente. Allora, Mori aveva fatto in 6 mesi, aveva platinato poco, tutto. Molto poco, comunque molto poco. Poi immagina in 6 mesi, immagina 3 o 4 anni, no, ma quel poco di lotta vera. Gli hanno immediatamente trasferito perché già quel poco che aveva fatto aveva rotto le palle. Molto, di molto. All'origine c'è anche appunto l'inimicizia tra la mafia italo-americana contro il fascismo, che l'ha portata la mafia italo-americana ad accordarsi con il governo statunitense per la conquista dell'Italia. In compenso, ovviamente, il governo statunitense ha regalato la mafia alla mafia e ad altre organizzazioni più o anche meno, quella israeliana, sì, più o meno onorante, il controllo dell'Italia intera. Attraverso chi? Attraverso una sequenza di ministri degli interni. Ora, io so che i ministri degli interni sono stati dal 1945 in poi... Tutti democristiani. Sì, ma tutti siciliani. Ma com'è che si sono... Cioè, per quale ragione? Vorrei saperlo. Cioè, ministri come Restivo, che avevano le proprie dipendenze dei personaggi come Mangano... quel tale direttore della polizia che aveva fatto scappare niente o po' di meno che Luciano Liggio da una clinica in cui lui poverino, che era tutto deformato, era ricoverato, in una clinica di Roma, la clinica Villa Margherita, ci dovrebbero raccontare per quale ragione in quel momento sono comparse delle fotografie in cui troneggia un certo ex ministro dell'interno di origine chiaramente sicule questi giorni. Non a caso sono state pubblicate queste fotografie. È vero Angelino? Ecco, allora... Che ha sistemato il fratello, la moglie... Sorella, la moglie... l'amante della sorella, la sorella della sorella... Ah. Queste sono sistemazioni che noi le avevamo lette prima, no? Quando parlavamo di Nerone... Nerone era un bamboccio, era un bambino, no? Era un pupo, un bijou, era un pupo nei confronti di queste persone. Ora, la logica del potere, lo ripeto 100.000 volte, l'ho ripetuto 100.000 volte, la logica del potere è che comandi o non comandi. Se comandi, comandi tu, punto. Non puoi dire che la mafia, anche la mafia ha il potere. La mafia, intendendo come organizzazioni, di carattere patriarcale, diciamolo così, di stampo molto antico, tant'è vero che la mafia oggi ha perso la battaglia nei confronti di chi? Delle forze dell'ordine, men che meno, dell'andrangheta, che conta molto di più, che è organizzata molto meglio, fa molto più soldi e ha un'organizzazione che non
fa acqua da nessuna parte. Le ragioni, qualora voi lo voleste sapere, ve lo posso dire magari un'altra volta. Per il momento ci limitiamo a dire quest'altro articoletto: troppi silenzi sul caso Boschi. Troppi silenzi. Per scriverlo La Repubblica, cari amici, vuol dire che vedete, probabilmente la misura è realmente stracolma. Non è quella che ha detto la Boschi, dice, adesso la misura è colma. Alla televisione l'ha detto, non sa nemmeno cosa significa dire sia la parola misura che colma, capito? Te colmo io quello che tu vorresti colmare. Ecco, i pirati colmiscono anche l'Italia, nel mirino tribunali e ospedali, la fragile rete degli enti pubblici. Oh, ma che strano che la rete degli enti pubblici è fragile. Questo è molto bello, eh? Libero ha un titolo eccezionale. Speriamo che si veda per intero. Schettino in prigione, governo a piede libero. Questi sono titoli eccezionali. Questo avrebbe dovuto acchiappare tutti i responsabili. Certo. Tutti. 16 anni a tutti. Ma 16 anni è roba da ridere. Lo metteranno in libertà fra qualche mese. Uno come Schettino ha gli strumenti per ricattare chi vuole. Che cosa trasportava Schettino per cui a un certo punto si è buttato dalla nave e si è dileguato? Il comandante condannato a 16 anni per omicidio e per aver affondato la nave. Giusto così. Ma nessuno sfiora i politici che hanno mandato a piccola Italia. Ecco i capi d'accusa. Ora, Schettino ha detto che era scivolato. Lui è scivolato. Ma a chi lo volete far credere, amici? Ma non possiamo nemmeno pensare che Schettino fosse un vigliacco. Schettino trasportava delle cose che non dovevano cadere in mani in acqua. Altre, e benché meno in acqua. È sceso e ha trasportato quello che doveva trasportare. Se paga solo uno, non paga solo uno, 16 anni per 32 morti e la distruzione di una nave, è roba da ridere. In altri tempi, e senza essere responsabile, i capitani della nave affondavano con la nave, certo. Il naufragio del paese senza capitano. Il conto infatti, non torna. Il capitano dell'Andrea Doria l'hanno salvato i suoi ufficiali. Voleva, certo. Perché lui voleva rimanere sulla nave. Esattamente. Lui voleva affondare con la nave. Esattamente. E dopo una decina d'anni che è morto, adesso gli danno ragione. E non possono nemmeno chiedere nulla. E perché ormai è già tutto in tutto a posto. Le assicurazioni delle due navi si sono accordate tra di loro. Quindi praticamente dal punto di vista economico il problema è risolto. È dal punto di vista morale che l'Italia, essendo da poco finita la guerra, l'Italia avendo perso la guerra, gli americani pensarono bene di accusare la nave italiana, ma semplicemente per quello. Ma soprattutto perché l'Andrea Doria gli dà fastidio. Quello è un altro discorso. Che aveva vinto il nastro d'oro, ti ricordi? Il nastro azzurro che era, il nastro d'argento. Su quello potrei parlare a lungo, perché a suo tempo parlai con un amico che mi disse certo in retroscena, non dell'affondamento dell'Andrea Doria, ma di un altro strano incidente che era capitato all'Andrea Doria stessa, uno o due anni prima. La Repubblica fondata sull'impunità. E a Fatima Bergoglio profetizza su altre guerre. Quindi, cari amici, ogni volta che Bergoglio parla, grattarsi regolarmente i coglioni. Oppure rivolgersi, non avendo i coglioni, ti puoi sempre rivolgere a questo, che è cugino di... A chi è cugino questo qui? Non lo so. Tutankazzo, è cugino a Priapo. È Ammon. Ammon, è vero. Il grande Ammon. È Ammon. Dio Ammon, il primo dio, come si chiama, mononucleare, come si chiama? No, della visione unitaria dell'universo. Sì, sì. Se tu metti dell'ammoniaca qua sopra e poi vedi che viene dell'ammonia, vabbè, lasciamo stare. Non è incenso, è ammoniaca. Allora,
c'era qualcos'altro che io avevo visto qui, che è molto interessante. Ecco, la sera a Chiani, che come apre bocca, sì, si fa la cazzate. Sera, no, Chiani, qui aveva ragione. Sì, una di noi, il stupro più odioso si è fatto da un profugo. Sì, è tutto. È più vergognoso. Ma poteva dirlo in maniera più, più diciamo, originale. Sì, comunque. Perché poverino lo tengono. Ma questi profughi li tengono a, ma scusami, li tengono a stecchetto. Poi gli fanno vedere queste ragazze scosciate. Per loro, mai viste, cose mai viste prima. Mai viste prima, mai nemmeno immaginate. Se si permettevano a toccare una donna, li venivano immediatamente impiccati. Si vedono queste ragazze scosciate, seminude, provocatrici, e il minimo che faccio, che possano fare è violentarle. Viva Dio, no? Che orrore le ministre, illite pure sui vaccini. E questo è molto interessante. Però vogliamo ritornare su questa cosa, non a caso. Noi oggi, domani, allora, noi oggi siamo andati dai nostri amici carabinieri nella solita stazione dove andiamo a depositare, esatto, le nostre denunce, i quali erano molto oberati di lavoro, per cui ci hanno detto di ritornare domani, ci hanno chiesto di ritornare domani. E quindi non abbiamo potuto depositarle oggi, ma una delle due denunce fai tu il commento, che avremmo dovuto depositare oggi era proprio in merito a questo discorso qua, di questo evento che si è verificato giovedì della settimana scorsa. È un evento schifosissimo. Il 9 maggio, quando da una fabbrica un'azienda di riciclaggio e recupero deposito di rifiuti tossico nocivi e pericolosi è scaturita un incendio per cui poi ha provocato questa nube tossica che dice appunto di diossina 700 volte oltre il limite. E qui sarebbe troppo dispendioso, ne parliamo poi domani quando faremo il video dopo aver depositato la denuncia, ma da dire che va letto, ecco, questo inciso, livelli di diossine e furani 700 volte oltre i limiti nelle immediate vicinanze dell'incendio scoppiato venerdì scorso alla Eco X di Pomezia. E quanto risulta dai dati diffusi ieri da Arpa Lazio. Il mare circostante fino a San Felice Circeo a Terracina. Moria di pesci a tonnellate. Ecco, e l'acqua scottava, capito? Dalle reazioni chimiche tra queste diossine e altre sostanze. Ricordiamoci, ricordiamoci che le diossine, già la gente non lo sa, hanno sentito parlare di diossina. Cos'è la diossina? È un acceleratore di reazioni chimiche. Certo. Quindi è quanto di più dannoso ci possa essere. Lui dice, l'hanno avvelenato col cianuro. Il cianuro è una caramella rispetto alla diossina. Aspettatevi, cari amici, fra una decina d'anni, una moria per tumore. Sì, dopodiché tutti si saranno dimenticati. No, anche perché sti delinquenti in quella zona lì c'è un'agricoltura fertilissima, esattamente, molto, molto estensiva e anche concentrata in tutte quelle cose, perché da lì vengono per esempio le coltivazioni dei kiwi che troviamo sulle nostre tavole qui a Roma e nei dintorni del centro Italia. L'uva. E quant'altro, l'uva, ma soprattutto gli ortaggi. Coltivati in serra, i pomodori coltivati in serra. Per fortuna che quelli sono coltivati in terra, bisognerebbe andare a vedere l'effetto delle diossine in quelle per noi sacrosante serre tutte di plastica, tutte chiuse di plastica. Certo. Voglio vedere che effetto ha fatto, se la diossina non è abbucato. Quindi, quelle rilevate. I tizzoni ardenti non hanno bucato. Le concentrazioni di policlorobifenili, per i quali non è stabilita una concentrazione di riferimento, sono risultati sensibilmente superiori a quella rilevata normalmente in aria ambiente, scrive l'ARPA. La concentrazione alla quale noi regolarmente non crediamo, perché conosciamo cos'è l'ARPA. Va bene? La concentrazione. Denunciatemi, per favore. Voglio andare in causa.
La concentrazione di benzopirene, l'unico idrocarburo policiclico aromatico normato, è risultata di 9,1 nanogrammi per metro cubo, superiore al valore limite annuale. Cioè in questa situazione qui, in quel giorno lì, è stato prodotto più del limite annuale. Annuale, cioè di quanto è accettabile che venga prodotto in un anno. Tornano verso la normalità invece i livelli di PM10. Il 10 maggio scorso la concentrazione era di 23 microgrammi per metro cubo a Pomezia. Quindi, come ha detto qua l'amico professor, dottor, ingegnere, chimico, chimico e quant'altro, aspettiamoci nei prossimi anni le risultanze, gli esiti di questa intossicazione generale. Diranno che non è mai generale. Stato qua, non saranno, non diranno che non è stato qua. No, però dobbiamo continuare il nostro commento. Allora, chi gli ha dato fuoco? Gli ha dato fuoco il proprietario. È normale. Mi dicesse di no. Mi citasse per calunnia. Ma perché secondo te gli ha dato fuoco il proprietario? Per far sparire le prove. Per far sparire le prove di che cosa? Di qualcosa che non era utile far vedere a chi controllava. E che cosa c'è attorno a quell'area lì? Oltre le industrie della Pfizer, della Abbott, della... e una miriade di altre piccole e medie industrie italiane, tra cui la Sigma Tau di Pomezia. Dite il contrario, cari amici. Allora, ripeto quello che ho già detto l'altro giorno, attorno agli anni 90, mi pare, 96-98, fui coinvolto in una faccenda molto grave, gravissima, che perdura anche oggi, e che è l'inquinamento massimo di una località chiamata Piana Perina, vicino a Riano Flaminio. Tra l'altro, lo diciamo agli amici... Non Rignano... Rignano. Che c'è anche Rignano Flaminio oltre a Rignano sull'Arno, esatto. Ma questo è Riano Flaminio. Flaminio. Uno di questi giorni andremo in quel posto eccezionalmente bello, tant'è vero che a suo tempo si parlava dunque attorno a certe manifestazioni tra lo sportivo e il religioso, e un grande architetto romano aveva proposto quell'area come area, al posto della piazza San Pietro, come area dove far convergere milioni o centinaia di migliaia di pellegrini, e dove le messe... Per il giubileo del 2000. Sarà stato il giubileo del 2000, e io fui invitato in una sceneggiatura eccezionale durante la sera. Oh, ricordiamoci che è una zona dove i film western si sprecano, dove i film di criminali si sprecano, perché di notte è un effetto eccezionale. Queste colline di tufacee tagliate a picco, hai capito? E lì in quella zona trasportatore che poi, come ho già detto più di una volta, ha fatto la morte di quel tassinaro che aveva trasportato Pietro Valpreda, e aveva detto appunto che aveva trasportato Pietro Valpreda e l'aveva portato a Piazza Fontana. Quel testimone è morto. Fu morto. È morto. No, fu morto. Sì, fu morto. È morto esattamente come il trasportatore che trasportava i residui tossiconocivi di quelle industrie là, sempre di quelle industrie, e invece di trasportarli, come prevede la legge, in un enorme deposito a ciò attrezzato, come deposito di rifiuti tossiconocivi e anche radioattivi. Trezzano sul Naviglio? No, mi pare che fosse dalle parti di Vigevano, di quelle parti lì, dove c'è, se volete lo potete trovare. E lui invece le scaricava a Piana Perina, perché la mattina dopo gli operai che tagliavano con gli scarti coprivano quello che buttavano. Ricordate, ve l'avevo già detto, che quelle sostanze sono ancora lì. Senza considerare che la falda freatica, essendo vicino al Tevere, va tutto sul Tevere. Quindi è proprio a pochi metri di rilievo rispetto al Tevere. Tutto sul Tevere. A pochi metri, ma anche a pochi metri c'è la falda freatica che inquina l'acqua dei pozzi. No, vi dico di più, che queste cave arrivano fino a quando arriva l'acqua.
a livello dell'acqua, quindi quando tu buttavi quella roba, la buttavi sulla pozza d'acqua. Quindi questo per dirvi che cos'è l'inquinamento che c'è sul Tevere. Il quale Tevere non è soltanto inquinato per quello, è inquinato anche per il più grande inquinatore che ci sia, e che è l'Istituto Superiore della Sanità, che butta tutto sul Tevere, ma questo lo diremo un'altra volta. Ma c'ho i testimoni, quindi inutile che raccontate cazzate, so tutto. Che volevo dire, sì, le cose interessanti è che sono scoppiati degli animali che brucavano su quella collina, perché ecco, su questa hanno ricostruito una collina sulla quale si sale con la macchina, perché ci arrivi su in cima, e sotto hai tutti questi rifiuti. La cosa è piuttosto lunga, credo di aver detto le cose più interessanti. Adesso, idiozia al potere, sempre questo è un altro numero di libro, quanto di meglio ci possa essere. Io però ho l'impressione che quelli che scrivono su Libero sentano anche un po' i nostri video, perché mi sembra che questi titoli siano molto vicini a quello che noi in precedenza diciamo. Leggi? No, leggi te. Il governo non ferma i flussi di clandestini, anzi destina oltre 4 miliardi per i profughi, ma solo 600 milioni alle famiglie. Se agli italiani gli va bene così, che cazzo volete da me? State lì, non venite a lamentarvi da me. I partiti sporchi vogliono ripulire la città, questo è un altro bel titolo. I partiti sporchi vogliono ripulire la città. Ma la cosa più bella è qui abbiamo. La vera storia di Corona la racconta Belen. Allora, cari signori, giusto Belen la può raccontare. Questo Corona, questo ragazzotto... Un po' cretinotto pure lui. Ma insomma, teneva nascosti... Supponente. Sì, uno che aveva non so quanti milioni di euro nascosti nel calzino. Nelle tapparelle. Sì, vabbè, nel calzino, eccetera. Beh, qualcuno glieli deve pure aver dati, cari amici. Secondo voi, cari amici, chi gliel'ha dati? Guarda che bella ragazza questa Belen, eh? Secondo voi, chi gliel'ha dati? Allora, non voglio creare dei problemi all'attuale marito della ragazza, eh? Va bene così, è sempre stato così in Italia, va bene? E allora? Vai avanti. All'origine di certe vicende c'è sempre una donna, possibilmente... Cherchez la femme. Ma meglio dire, cherchez l'argent. L'argent assieme alla femme. Non puoi distinguere o disgiungere l'argent dalla femme. Che non è la femme, moglie, che non è la femme, moglie... di Macron, ben inteso. No, assolutamente. È un'altra. Assolutamente. È un'altra. Ecco. Belen racconta la vera storia di Corona. E la racconta lei? Beh, sicuramente lei la racconta così, magari in confessione. Ma, insomma, che racconta la Belen? È quello che può raccontare. Come fa a dire... che loro avevano tutti quei soldi? Infatti. Che cosa ti fa pensare a te? Ma lui dice che faceva il fotografo. Sì, anch'io. Allora, abbiamo fatto un film, ma noi quante ce ne danno per il film che abbiamo fatto? Finiamola sempre nella stessa situazione. Intervista Carlo Foresta. I danni all'ambiente stanno modificando la genetica maschile. Siccome si sta facendo tardi, io ve lo faccio vedere. È importantissimo. Allora, c'è un rapporto strettissimo, ma non lo dice soltanto il professor Carlo Foresta, che è un noto endocrinologo, ma lo diceva anche il grande professor Nicola Pende, inventore dell'endocrinologia e della costituzione umana. La crescita che noi abbiamo, tutti possiamo notare, in altezza, è legata a tutta una serie di fattori, leggeremo l'articolo in maniera adeguata, e questa altezza comporta una cosa che noi sapevamo fin da ragazzini, e che è espressa con due dita: se sei alto, cioè sei la tendenza
longilinea, con un allungamento fuori dalla norma delle gambe, c'hai un uccellino piccolino, è così. Laddove quelli che sono piccoli hanno l'uccellone. E qui spiega le ragioni fisiologico-ormonali per cui esiste questa sostanziale differenza. D'altronde noi sappiamo che i famosi gnomi, no? I gnomi di brontolo, di, mammolo, ecco, di stimolo, di Biancaneve e i sette nonni. Biancaneve si trovava bene, sì, ma qui a quegli gnomi. Bene, allora abbiamo detto per la legge del del contrapasso, la legge del contrapasso. Ecco qui, io vi dirò la verità, io da tempo ho notato come queste ragazze che sono sviluppate in altezza, ai miei tempi le donne italiane erano bassette e tracagnotte, però avevano i fianchi larghi, avevano i fianchi per fare i figli. Queste non ce li hanno i fianchi. Io sto notando in alcune donne un'assenza totale di fianchi, accompagnata a una, sono bellissime, intendiamo, è modificata l'estetica, e noi comunque quelle ragazze molto alte di gambe che accentuano quella loro altezza con dei tacchi ultra alti, e quelle ragazze ci piacciono. Le mie figlie, guarda che roba. Sì, ma le tue figlie hanno i fianchi adeguati. Quindi le tue figlie sono alte, però hanno i fianchi adeguati per fare i figli. Invece io vedo delle ragazze che non potranno mai fare figli, hanno i fianchi troppo stretti. Ed è questo appunto, così come certi ragazzi ultra sviluppati in altezza hanno, lui lo dice, loro hanno notato una riduzione della lunghezza del pene di circa un centimetro e mezzo. Cacchio! Dopodiché, ragazzi, è tanto, io questi ragazzi qui, sì, perché andiamo, lui lo dice, andiamo verso forme eunucoidi. D'altronde è la struttura anche psicosociale di questa società dove propongono appunto questo intermediari sessuali, no, non è scollegato anche con delle evenienze di carattere biologico e strutturale dovute, e qui lo dice, all'inquinamento. E lo dice non solo l'inquinamento, ma anche l'alimentazione, i conservanti, i coloranti, certamente, gli antimuffa, gli anti, come si dice, degradazione del prodotto. Ma di tutto quello che vuoi. Allora, cari amici, vedete questo, cari amici? Allora, se avete il pene un po' troppo corto, rivolgetevi a Tutankhamon. Tutankhamon. Ma possibile facce, che degradi così il discorso? Faccia bene. Fai un discorso aulico all'inizio e poi... Ma più aulico di questo. Va bene, abbiamo concluso. Il principio genetico. Alla grande. Alla grande. Sempre, solo. Sempre, sempre. Laudetur priapus.